Informazioni tecniche, passiamo invece al lavoro e al piacere anche di ascoltare le relazioni. La prima è di Donatella Martinelli dell'Università degli Studi di Parma e si intitola Prima di Tommaseo, raccoglitori e raccolte di canti popolari toscani. Donatella Martinelli a tutti ben nota perché tommaseista di lungo corso, anche se non si dovrebbe dire mai delle signore che sono di lungo corso, ma insomma in questo caso si può dire senza offesa, curatrice di diverse edizioni di testi tommaseani, studiosa tommaseana e non solo, anche di Manzoni, di Foscolo ed altro, e le lasciamo senz'altro la parola. La preghiera naturalmente detta all'inizio valga per tutti, è di rimanere nei tempi prescritti dei 30 minuti. Grazie. Bene, ecco, la mia sarà un po' una chiacchierata sui problemi, tanti devo dire, che pone l'edizione, nuova edizione dei Canti Popolari Toscani del Tommaseo. È chiaro che per chi affronta un'edizione, primo onere è quello di delineare la storia esterna dell'edizione e di ricostruire anche la storia dei testi e definire dunque gli interventi dell'editore sui testi raccolti. E qui si tratta di una storia complessa, stratificata nel tempo e praticamente mai indagata. Ci rese in anni ormai lontani, come dire, individuò i principali raccoglitori, peraltro sulla scorta delle testimonianze del Tommaseo, ma praticamente non andò oltre questa prima inchiesta. È chiaro che l'interesse del Tommaseo per i canti non è in prima istanza e da subito marcatamente nazionale. Centrale è la dimensione popolare in astratto, cioè riconducibile a matrice letteraria e poetica piuttosto che ideologico-politica. Ma è altrettanto vero che l'etichetta di Toscani che campeggia nel frontespizio va letta per sineddoche, pars pro toto, toscani insomma per italiani, nella misura in cui manzonianamente all'altezza del 27, che è quella che conta per il Tommaseo, l'etichetta toscano insomma è già in potenza italiano. Del resto la dialettica popolo-nazione è stato oggetto di un bel convegno qui a Venezia. Benissimo. Ecco, è stato oggetto di un bel convegno qui a Venezia in occasione del centenario della nascita nel 2002. Insomma, toscani vale italiani, questo spiega perché siano incluse nella raccolta le adiacenze geografiche prossime, ma linguisticamente anche diverse, cioè gli Appennini tosco-emiliani con la raccolta del Basetti, che è del 24, e anche romane con il Visconti e con il suo saggio del 1830. E si comprende perché nella postfazione ai canti che ha questo titolo Silvio Giannini si parli di raccolte in corso di altri dialetti d'Italia rimasti fuori per ragioni di tempo e di completezza. Di Lombardia, dice il Tommaseo, ho da due parti amorevole promessa e un saggio del dialetto di Mantova m'offre con veramente popolare larghezza d'animo quel parrucchiere che la patria sua famosa ama caldamente ed onora. So che a Vicenza molte già ne raccolse, in Venezia, oltre a quelle che io debbo ad Antonio Berti, già da me e da altri lodato, eccetera, eccetera. Insomma, intorno ai canti toscani si aggregano per ora idealmente insomma, le raccolte che vengono da tutta l'Italia e sino alla Sicilia, le estreme propaggini. Dunque, però, bisogna dire subito, l'opera del Tommaseo raccoglitore in prima persona si riduce, e la nostra indagine lo conferma, a ben poco. A parte qualche sondaggio precedente, insomma, precedente intorno agli anni 30, qualcosa prima,
Abbiamo un esiguo manipolo di canti messi insieme proprio nella gita del nel Pistoiese, che esce nell'antologia nell'autunno del 1832, e dove troviamo quel memorabile annuncio ripreso pari pari nella prefazione ai Canti Toscani. Ecco le canzoni toscane, le quali io nel dolce autunno del 1832 cominciai sulla montagna Pistoiese a raccogliere con grande amore. Io amo questa montagna, eccetera. Squarcio che passa integralmente dalla gita alla prefazione ai canti. Anche i testi prodotti in quel bellissimo reportage costituiscono dunque uno dei primi testimoni della nostra edizione. Ma non basta, nella gita, per la prima volta, il Tommaseo mette a fuoco quell'idea di lateralità linguistica del contado rispetto alla città che rappresenta, soprattutto all'inizio, una molla di interesse non secondario della raccolta. Il commento ai canti popolari non farà che estendere un'annotazione già proposta qui, insomma, nelle sue linee portanti, riscontri linguistici coi testi antichi, con la Crusca, con la tradizione letteraria, con Dante, eccetera. Quindi direi che è difficile parlare in questo caso di un riciclaggio di comodo. Davvero, la gita in Toscana ritorna ampiamente nell'introduzione dei canti, perché è questo il momento del Tommaseo raccoglitore. In realtà non avrà altre occasioni il Tommaseo per tornare, è vero, e occuparsi in prima persona, è vero, dei canti popolari. È davvero la cronistoria di una rivelazione, e anche proprio la prefazione si chiude addirittura con una citazione tra virgolette. Non è neanche più una ripresa, ma davvero il Tommaseo vuole riproporre un testo capitale di questo suo lavoro. Il Tommaseo arriva al memorabile appuntamento con Beatrice di Pian degli Ontani, peraltro al termine di un lungo percorso di avvicinamento, di cui vogliamo ricordare le tappe più significative. A Milano aveva respirato quel fervido interesse per le tradizioni popolari che il conciliatore alimentava. E, ad esempio, poteva trovare nel Biava, lo si è detto anche ieri, un interlocutore sensibile a questo tema. E del resto, nella prefazione ai canti, il Tommaseo ricorda, insomma, questi colloqui e invita il Biava a dare opera e a pubblicare questi canti. Peraltro, nel carteggio tra i due amici, Biava Tommaseo, in gran parte inedito, che io ho potuto consultare, e ringrazio Donatella Rasi che mi ha offerto questa possibilità, in quanto che il carteggio era stato oggetto di una tesi di Marco Pecoraro, e quindi ecco che ho potuto verificare, insomma, in realtà all'assenza, insomma, di tematiche di questo genere nel corso degli anni. In altre parole, l'intenzione del Biava poi non ebbe alcun seguito. Ma ci interessa piuttosto il fatto che il Tommaseo sicuramente a casa Manzoni poté vedere splendidi volumi dei Chants Populaires de la Grèce Moderne di Fauriel, è vero, arrivati in un esemplare da personam in marocchino, rosso, senz'altro, è vero, Manzoni glieli fece vedere. E poté leggere, insomma, queste splendide pagine introduttive. Direi che come altra tappa importante, nel 1937 ricorderei le vecchie romanze spagnole del Berchet, che non a caso il Tommaseo porta con sé nel bagaglio anche di ritorno dalla Francia verso la Corsica, la troviamo elencata. È un libro che il Tommaseo sicuramente studia, ci lavora. E
peraltro sono anni in cui credo che anche le nostre colleghe degli altri canti potrebbero registrare importanti comparse a stampa, sono così gli anni di più vivace fervore a livello europeo. Basterà qui ricordare nel 1939 l'uscita della raccolta di La Ville Marquée, Le Chant Populaire de la Bretagne. Qui ci viene in mente che anche in Fede e Bellezza c'è un cenno a un canto popolare bretone. Il Tommaseo dice di essere andato, così alla scoperta dei canti bretoni. Possiamo pensare con l'aiuto di qualche amico, perché i canti bretoni sono incomprensibili, sono difficili. Possiamo pensare che lo avesse accompagnato, per esempio, Charles Aubert. Fatto sì è che ora siamo in grado, insomma, di attestare la verità, l'autenticità del canto bretone che compare in Fede e Bellezza. Magari ne darò notizia in qualche lavoro, insomma, magari, non lo so. Quindi il progetto dei canti nasce, come vedremo, quando il Tommaseo è ancora lontano. D'altra parte, insomma, accenni di Fede e Bellezza sono importanti, già troviamo alcune citazioni in cui dice il grande amore per i canti, c'è un fervore già nel 38-39 intorno a questo tema. E tra le altre cose, in questi anni è in contatto con Vieusseux per il dizionario dei sinonimi, e quindi ha questo ampio campo di, insomma, linguisti eccellenti a cui poter indirizzare certamente l'invito alla raccolta di canti popolari. E tra questi, certamente, il Giannini è il pilastro, insomma, della raccolta dei canti popolari toscani. Ma i nomi sono molti, già quelli del Cirese, che il Cirese ha fatto. Troviamo Stanislao Bianciardi, che è l'unico servito da una nota e di Bruni alle Scintille, che compiutamente, insomma, definisce il ruolo del Bianciardi e anche i problemi che nascono in questa collaborazione. Degli altri non si sa praticamente nulla, cosa abbiano fatto, come, eccetera. Però li ricordiamo, Giuseppe Meini, il pilastro dei nuovi sinonimi, è ricordato del resto del Tommaseo come contribuente. Piero Tuor, il padre Pendola, molto attivo. Clemente Santi da Montalcino, per citare solo i grandi. Poi ne restano tanti oscuri, che probabilmente sono anche, come dire, sollecitati proprio da questi maggiori, alcuni oscurissimi. Io su Olinto Pasciò a tutt'oggi non potrei dire nulla, non so, veramente, non ho avuto nessun ragguaglio. Altri addirittura vogliono restare anonimi, ci sono dei puntini. Quindi, ecco, e poi ci sono, certo, i primi, i pionieri, Atanasio Basetti di Parma, che raccoglie i canti che escono sulla Gazzetta di Parma nel 24 e che figurano nella raccolta con questa singolare indicazione in nota Appennini. Ecco, quando si trova Appennini siamo certi che è la raccolta di Basetti, che tra l'altro il Tommaseo non conosce, conoscerà tardi, ha qualche rapporto tardi, ma poi anche il Basetti è uno che si allontana dai canti e non fa più nulla. Mentre invece noi vorremmo occuparci dell'autore del saggio, Piero Ercole Visconti, saggio dei canti popolari della provincia. Questo un po' nella grande massa, insomma, di spunti che potrebbero venire fuori, vorrei restare intorno a questa figura del Visconti. Ecco, dicevamo, per arrivare al Visconti, che sono anni, insomma, di fervore. E così il termometro di questo fervore ce lo dà il carteggio Tommaseo Vieusseux, che è, come dire, uno straordinario strumento di conoscenza dell'attività del Tommaseo in questi anni.
Alla data 30 giugno del 39 troviamo Giannini, mi ha detto che in breve manderà le canzoni popolari che gli sta ricopiando. È attivo, comincia a lavorare. Il 16 luglio Giannini, suo plico con lettere e canzoni popolari da me distigillato. E nel 24-25 ancora, sempre Viesseux, vi mando le canzoni del Giannini e gli scrivo che farete. Vuole rassicurare il Giannini che non è così una raccolta che resterà nel cassetto, ma che invece no, insomma, qua si vuole produrre una raccolta nuova. E ancora il 20 agosto, capisco dalla vostra che al Giannini mandaste un articolo per la sua Strenna. È chiaro, i favori bisogna ricambiarli, il Tommaseo sta pensando qualcosa per la Viola del pensiero, in un primo momento pensa a una gita nei Pirenei, poi invece manda il famoso squarcio di Fede Bellezza che anticipa l'uscita del libro. Ma poi c'è il Tommaseo, cioè per il Tommaseo rientro, prima in Dalmazia, la sistemazione a Venezia, e la prole dei nuovi scritti, quattro tomi, e poi c'è Fede Bellezza e tanto altro. Insomma, i canti scivolano un poco oltre. Ed entra nel vivo del laboratorio nell'inverno del 40. Già il 18 dicembre del 39 torna a sollecitare tramite il Viesseux il Giannini. Non ho più, scrive, saputo altro del Giannini, gli scrivo. L'apporto del Giannini è davvero, insomma, la colonna portante, insieme a un'altra vicenda che andrebbe chiarita, l'apporto della tipografia Cino. Anche la tipografia Cino aveva in corso d'opera una raccolta di canti popolari che cede al Tommaseo. Noi potremmo fare l'ipotesi, insomma, che andrebbe illustrata, ma non è qui il caso, la cede in cambio, insomma, di una liberatoria per la pubblicazione, la ristampa di Fede Bellezza, che esce dalla tipografia Cino. Ci sono, come dire, questo un po' questo do ut des. Fatto si è che la raccolta preparata per la tipografia Cino viene inclusa nei canti del Tommaseo. E siamo alla data del 13 agosto del 40, in cui il Viesseux viene a conoscenza, insomma, di un progetto che ormai è già, come dire, ben configurato, e non se ne mostra molto contento, perché, insomma, questa derrata di canti in arrivo lo preoccupa un po'. E dice tra le altre: si comincia a dire che voi, Tommaseo, nei vostri scritti ammettete troppe cose. Figuratevi cosa direbbero se veniste fuori con traduzione dal francese e dal tedesco. Io non vedo la necessità, permettete alla mia schiettezza, che voi stampiate tutto quello che avete scritto per proprio esercizio. Insomma, Tommaseo è preoccupato di questa mole, insomma, di testi a stampa che arrivano, ecco, ma Tommaseo ormai è determinato. E quindi, ecco, la prima dispensa dei canti popolari giunge a Firenze il 1 maggio del 41. Ce lo dice Viesseux: sono arrivate le 12 copie dei canti popolari, dispensa 1. Ne ho fatto la distribuzione come da voi indicato. Quindi in aprile era pronta e arriva a Firenze. E noi leggiamo l'annuncio ufficiale nella bibliografia italiana dello Stella del 6-7 giugno del 41. Chi è così descritta? Ci interessa perché contiene degli elementi significativi. Questa dispensa risulta in ottavo, di pagine 80 e disegno litografico colorato. Questi canti saranno divisi in quattro parti ed ogni parte conterrà le canzoni di una nazione e verrà composta di circa quattro fascicoli e sarà inoltre accompagnata da una vignetta incisa. Ad ogni 20 giorni sarà pubblicato un fascicolo di fogli 10, di pagina 8 per foglio, al prezzo di lire 1,50 austriache.
Le scintille, opere originali del medesimo autore, saranno pubblicate contemporaneamente ai canti popolari. Dunque si stampa una dispensa ogni 20 giorni e le scintille entrano subito dopo i toscani. Quando il Viesseux scrive l'8 luglio «Mando Almeini al Viale dal Visconti», è possibile proprio che si riferisca a una dispensa, verosimilmente la quarta dei canti popolari. E in data 28 agosto, finalmente, questa mattina, col quinto fascicolo dei canti, ho ricevuto il primo delle scintille. Ma di questo non mi avete detto, questo non interessa. Ecco, allora abbiamo dunque la previsione del volume dei canti popolari. Era dunque, al momento dell'annunzio, piuttosto di 4 dispense, dunque di 320 pagine. Ogni fascicolo ha 8 pagine, quindi 40 per 8, 320. Ma in corso d'opera il Tombaseo giudica necessario un supplemento. Il volume si chiude, badate bene, esattamente a pagina 400. Misura del compimento esatto. Il Tommaseo, come vedremo, ha in mano tanto materiale, grande sovrabbondanza, e questo ci spiega come mai a un certo punto, intorno alle pagine 370, vede che, come dire, ha esaurito la previsione del suo volume, ma ne restano ancora tante bianche. E quindi ecco che aggiunge Silvio Giannini, la postfazione, e aggiunge quella coda ai canti che altrimenti diventa veramente inspiegabile, cioè quelle lodi che vanno oltre, come dire, il congedo, il commiato, che era la prefazione di Silvio Giannini, e che veramente erano, per me sono sempre stato un po' un mistero, insomma. Cioè la struttura dell'indice dei canti aveva una sua logica, una logica tematica, però pensata, quindi come ultimo argomento c'era il matrimonio, lo sposalizio, eccetera. Dopodiché casca questa postfazione a Giannini. Si possono trovare tanti argomenti, è vero, però è curiosa, insomma, questa postfazione, è più curiosa ancora la coda. La coda è inspiegabile, se non con questa volontà di, insomma, utilizzare le pagine bianche della dispensa ed arrivare così alle 400. Direi che, insomma, questa fogliazione per dispense condiziona, secondo me, insomma, significativamente non solo i canti toscani. Le scintille, guarda caso, finiscono a pagina 240. La pagina 240 contiene esattamente l'errata corrige, restava bianca, quindi l'errata corrige. I canti corsi constano di 400 pagine, 5 dispense perfette, 320 gli illirici, 4 dispense perfette, 471 i greci. Lì è un po' un problema, perché forse non aveva qualche cosa, però ci mette, attenzione, la dichiarazione di alcune voci che incontrasi nei canti greci, che è una cosa anche questa curiosa, insomma, com'è. Chissà quante dichiarazioni poteva mettere anche ai corsi o ad altri canti. Qui però, insomma, le pagine ci sono, secondo me non è da, insomma, scartare questa ipotesi qua. Ecco, quindi sappiamo per certo che tanti materiali erano continuati ad arrivare al Tommaseo, anzi, una volta aperta questa, come dire, contribuzione, poi dopo era difficile fermarla, continuavano ad arrivare. E questo spiega in certa misura questa postfazione a Silvio Giannini, dove ringrazia ad esempio il Meini, che non figurava nell'introduzione, che aveva dato un contributo importante. Eccolo qua, vabbè, non cito per tempo. Ecco. E poi, sempre nella postfazione, viene fuori un cenno a quella importante raccolta Egeria
del Müller e poi conclusa da Wolf, comparsa a Lipsia nel 29, di cui aveva evidentemente saputo tardi e che costituiva però un capitolo fondamentale della storia della poesia popolare italiana, stampato nel cuore dell'Europa romantica, Lipsia. Qui lo dice, qui vale la pena di leggere, quel che dice il Tommaseo, altra fonte, apertamisi, dopo uscita la prefazione, e degnissima di memoria riconoscente, è la raccolta stampata in Lipsia, la quale incominciò il signor Müller e il signor Wolf seguitò e diede in luce. Quindi resta un po' questo caso singolare, insomma, il Tommaseo, che pure frequenta il gabinetto Viesseux, che pure è in contatto, insomma, non sa di questa raccolta, se non a lavoro in corso. E qui entra in campo, secondo me, una figura che era rimasta così, molto, una figura apparentemente del passato, che è quella di Piero Ercole Visconti, col suo saggio del 30. Non abbiamo prova che il Tommaseo lo avesse mai conosciuto, avesse contatti diretti, però tante cose, insomma, ci portano a riflettere proprio sul Pietro Ercole Visconti, valente archeologo, nasce nel 1802, nipote di Giovanni Antonio Battista, che aveva fondato il Museo Capitolino e dato i natali al celebre Ennio Quirino. Quindi siamo nella famiglia, nella massima cultura romana. Nel 30 il Visconti è un giovane di belle speranze, anzi già avviato, insomma, una carriera promettente. Infatti, di fronte al suo nome, il Tommaseo depone ogni perplessità quando fa la recensione del suo saggio. Ci dice: ma la guarentigia d'un nome chiarissimo, il signor Cavalier Pietro Ercole Visconti mi rassicurò. Era un'opera dunque importante, infatti la recensisce subito nell'antologia. Agli esordi, insomma, della sua lunga carriera, il Visconti si atteggia un po' a giovane romantico, dedica il volumetto a Madamigella Anastasia di Clustin, che allora è una giovane, di 20 anni, ma che dopo diventerà, insomma, una grande intellettuale, vorrei dire amica, insomma, di Saint-Beuf, di Cavour, ecco, quindi anche questo, insomma, davvero proietta i canti su un panorama europeo, quindi, insomma, un'opera piccola, ma così piena di interesse. Del resto, il saggio che precede i canti guarda un milieu davvero internazionale, si sente aria davvero europea. Non è il caso che, insomma, il Tommaseo riprenda quasi per intero la premessa ai canti del Visconti nell'appendice all'introduzione. Questa è un'altra operazione curiosa, c'è l'introduzione famosa ai cuori dei miei lettori, poi c'è un appendice dove viene citato quasi interamente. Sono operazioni, insomma, che ci fanno riflettere su questo movimento, come dire, interno, in itinere alla elaborazione dei canti. Ci sarebbe tanto da dire, ma insomma il tempo un po' costringe. Certamente l'esperimento del Visconti è il primo modello per il Tommaseo di inchiesta sul campo. Infatti, questa è la presentazione del suo lavoro. Cito il Visconti: vennero da me riunite queste canzoni percorrendo non guari nell'antico paese di Volsci luoghi pieni di terrore e di atrocità, tornati ora alla sicurezza e alla calma. Esse suonano nelle bocche di quei montanari, cantati con una melodia melanconica e quasi flebile. Insomma, il Visconti si è avventurato proprio in questi posti, ha lasciato Roma in posti di per raccogliere, insomma, queste testimonianze.
Certo, ci si chiede come mai un giovane di famiglia colta, con un avviato, una carriera così promettente, si metta ad andare in giro nelle campagne romane. Roma, insomma, non è Milano, il romanticismo qui è arrivato molto poco, insomma, dopo tutto, non abbiamo un conciliatore. Cioè, questa impresa di Visconti lascia un po' perplessi, ma non dobbiamo dimenticare che proprio nell'autunno del 18 aveva fatto tappa a Roma proprio Ludwig Wilhelm Müller, cioè il grande raccoglitore dell'Egeria, che insomma, è nome poco noto adesso, ma insomma era un grande romantico, amico di Brentano, insomma dei grandi romantici. E quindi, insomma, quando passa da Roma nel 18, poi scrive anche un volume su questo viaggio in Italia e questo soggiorno di Roma. Il Visconti è giovane, ma 16 anni, ma già poteva, insomma, essere interessato a un'operazione di questo genere, anche perché sicuramente Müller chiede all'universo mondo di avere notizia di Canti, va all'incetta di Canti e quindi insomma è pensabile, decisamente pensabile che Visconti insomma cominci lì a maturare qualche intenzione. E poi nel 29, un po' di anni dopo, esce Egeria a Lipsia. È molto probabile che Visconti lo sappia e ne venga a conoscenza e che dunque la voce, la notizia di Egeria venga al Tommaseo proprio dal Visconti. E qui andrò un po', così un pochino di corsa, ci interessa un pochino. Tanto ci interessa capire questa Egeria, ci sarebbe tanto da dire su questa raccolta, che viene ampiamente citata dal Tommaseo nei Canti, ma si badi, questo è interessante, a partire dalla seconda dispensa. Nella prima di Egeria non c'è notizia. Questo avvalora quello che lui dice nella postfazione. È venuto tardi a conoscenza, e quindi comincia a spogliarla dalla seconda dispensa in poi. E figura citata come Lipsia o raccolta di Lipsia. È una curiosa raccolta questa, dove stanno insieme prodotti popolari, ma anche non popolari, barcarole veneziane con rispetti toscani, poesie piemontesi, canzonette sarde, napoletane, siciliane, ma anche il lamento di Cecco di Varlungo, che certamente non è popolare. Canzonette per musica, che di popolari hanno molto poco, sino a casi clamorosi come il solitario Bosco Ombroso, che figura mai del Rolle, cioè voglio dire. E qui c'è un po' di ironia anche, insomma, quando il Tommaseo ne parla, dice, leggo il Tommaseo, nella quale Egeria stanno insieme e canzoni del popolo autore, scritte da uomini più o meno letterati nella lingua e uso del popolo, e proverbi e leggende della scelta e della illustrazione non parlo, ma che la dotta Germania ci abbia data prima l'esempio della riverenza che debita all'ispirazione del popolo nostro, era cosa da notare che io credo, credio con rossore insieme con gioia. Quindi, importante, decisamente, questa insomma, raccolta che pone l'accento su questo tema, insomma, capitale del rapporto poesia popolare e poesia colta, che forse Müller non intendeva, cioè, insomma, non riusciva bene a valutare nella storia della letteratura italiana, ma che insomma sarà centrale per tutti i romantici, come anche così per il Tommaseo. Ora potrei insomma parlare a lungo, ad esempio, anche importanza della recensione del saggio del Visconti nell'antologia, ma non credo che sia molto tempo. Direi è molto comunque importante da un punto di vista nostro, cioè di editori, perché
sapevo, sarebbe arrivato un richiamo. È molto importante perché qui troviamo il primo exemplum di testo raccolto dal Tommaseo, quindi prima del saggio sull'antologia, cioè quindi già si era mosso un po' il Tommaseo, già leggeva con molto interesse tutto quanto si scriveva sui canti popolari, ma scivolo un poco avanti perché mi interessa insomma tornare al Visconti e capire se abbiamo qualche elemento concreto per come dire, pensare che il Tommaseo in questi mesi abbia contatti con il Visconti. E qui abbiamo, ci viene in soccorso quello splendido carteggio sempre con il VSE, curato dal benemerito Missori, che tuttavia ogni tanto insomma con i nomi fa un po' di confusione, però destreggiarsi insomma nella corrispondenza del Tommaseo è impresa ardua e quindi insomma a un certo punto non ci scandalizziamo se sempre Visconti nel carteggio è ricondotto a niente meno che a Alessandro Visconti d'Aragona, con cui il Tommaseo ebbe fugace rapporto e che nulla poteva, aveva da dare o da dire al VSE, perché era strano ormai a questioni letterarie, editoriali. È vero, era stato arrestato coi patrioti nel 21, rilasciato nel 23, ma poi aveva condotto vita, insomma, un po', come dire, una vita tranquilla. Era passato in seconde nozze con Vittoria Gherardini, madre di Cristina Belgioioso, ma insomma non abbiamo più notizie per le cose che ci interessano. Non sarà piuttosto questo il nostro Visconti, con cui il VSE poteva entrare facilmente in contatto perché a Roma aveva il capo Bianchi, aveva questo suo, come dire, corrispondente che era ben introdotto insomma nell'ambiente letterario. E se leggiamo insomma il carteggio con questa chiave, i conti direi ci tornano proprio bene. Il 28 gennaio del 41 il VSE così informa il Tommaseo circa un'iniziativa concordata in precedenza. Qui dice: scrivo a Visconti, eccovi copia della mia lettera. L'11 febbraio, Visconti ebbe la vostra lettera, sto aspettando un suo invio per voi. Segno che il contatto è stabilito e il Visconti vuole fare avere dei documenti. Che cosa aveva? Chiaramente sono documenti che interessano i canti. Infatti il 3 marzo si legge: dal Visconti non ho più saputo altro, scrivo al mio agente di Roma, uso il Capobianchi per stuzzicare il Visconti, farsi dare cose che interessano. E poi finalmente, in data 21 giugno, dice: vi ho scritto e ho ricevuto una copia delle confessioni, scelta di canti popolari manoscritta che era unita alla lettera del Visconti. Canti popolari sono quei canti che il Visconti ha raccolto dopo i saggi e che voleva pubblicare a Lipsia, abbastanza a breve. La notizia ce la dà proprio, guarda caso, il Tommaseo nella postfazione. Ma come faceva il Tommaseo a sapere che il Visconti, che aveva fatto tutt'altro, aveva dei canti e che voleva pubblicarli a Lipsia? Sì, certamente aveva un tramite, questo tramite va riconosciuto, insomma, in questo momento della corrispondenza, all'altezza proprio insomma delle dispense, dell'uscita delle dispense. E ecco, non a caso con il novembre il VSE manda al Visconti il volume e da allora in poi il Visconti sparisce dal carteggio, e ora chiudo, sparisce dal carteggio. E anche, curiosamente, rinuncia alla raccolta di Lipsia, perché ormai, usciti i canti popolari del Tommaseo, sente la sua raccolta come piccola cosa, contributo
di minore rilievo. E ora chiudo davvero. Grazie. Ringraziamo tutti.